106 nazioni del mondo hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, 56 invece gli stati dove è ancora in vigore. Sono i dati diffusi all'undicesimo congresso dei ministri della giustizia dalla comunità di Sant'Egidio, che ha rilanciato la sua iniziativa Città per la Vita il 29 e 30 novembre. La comunità di Sant'Egidio radunerà più di 2000 città in nome della vita, perché la battaglia contro la pena di morte è una battaglia per la vita. Presente per la prima volta al congresso dei ministri della giustizia quello della Malaysia, Vui Keong, che ha annunciato la volontà del suo governo di abolire la pena capitale. Nello stato africano del Benin, invece, è stata abolita dal febbraio scorso. Per il semplice motivo che consideriamo sacra la vita umana. Ogni persona ha diritto alla propria dignità. In secondo luogo, perché non è stata approvata l'utilità della pena di morte come deterrente. Joe D'Ambrosio era stato condannato a morte nel 1989 con l'accusa di aver ucciso un 19enne per una storia di droga. Solo nel 2012 fu prosciolto grazie all'impegno di un prete cattolico. Ho trascorso 22 anni nel braccio della morte in Ohio per un crimine che non ho mai commesso. Lotto contro la pena di morte perché è fondamentalmente sbagliata. Io sono l'esempio vivente del perché non dovrebbe esistere. Ho trascorso l'80% della mia vita da adulto nel braccio della morte, e se è successo a me, può succedere a chiunque. È bastato che una sola persona puntasse il dito contro di me e mi sono ritrovato nel braccio della morte e ho perso quasi tutta la mia vita.